Allo stadio Guido Biondi di Lanciano, per la sesta giornata di eccellenza, scendono in campo Lanciano e San Buceto. I rossoneri locali, in serie positiva a tre turni, si schierano con un 4-2-3-1 con il brasiliano Bocchio unica punta, assistito sulla tre quarti da Rei, Bertino e Crudo. Gli ospiti di Mister Ronci, reduci della vittoria sul Ponte Vomano della scorsa settimana, scendono in campo con un 3-4-3, con Murina sulla destra e l'ex di turno Michigè sulla sinistra a supportare Barrow. Pronti via e i rossoneri passano subito in vantaggio. Al quarto minuto Rei parte da destra e serve Bocchio sul filo dell'offside che in diagonale trafigge Dedeo. Gli ospiti si scrollano di dosso il torpore iniziale e al minuto 24 pervengono al pari, con Barrow che lavora un pallone sull'out di sinistra e mette al centro per Michigè che trafigge le zaie sul primo palo. Al 42esimo i locali tornano in vantaggio. Ancora Rei salta il suo marcatore, entra in area e serve Bocchio che dall'interno dell'area piccola fa 2-1. Nella ripresa il San Buceto parte subito forte con Barrow che di sinistro impegna le zaie. Al minuto 14 vibranti proteste ospiti per un atterramento in area di Murina. Sale il nervosismo e al minuto 22 a farne le spese Scipioni che già ammonito calcia la palla addosso a Michigè che è già a terra. Secondo giallo e locali in 10. Nel finale gli ospiti si riversano in avanti prestando il fianco alle ripartenze rossonere. Su una di queste, al minuto 95, Mariano si fa tutto il campo e deposita la palla in rete. Gara bella e vibrante che Lanciano ha portato a casa con coraggio e spirito di sacrificio. Finale dal Biondi, Lanciano 3, San Buceto 1. Giulio D'Aleno, factotum, allenatore pro tempore di questo Lanciano e anche giocatore nel finale. Abbiamo visto, Giulio, un commento per questa gara da un turbinio di emozioni. No, secondo me abbiamo fatto una gran partita, l'abbiamo preparata in questo modo, i ragazzi sono arrivati mentalmente pronti, tecnicamente pronti, io direi che è stata una grossa partita, abbiamo giocato sugli esterni, abbiamo sfruttato la ripartenza, abbiamo attaccato la profondità, quindi complimenti. Sì, appunto Giulio, tutte le difficoltà che avete qui a Lanciano, un aggettivo per definire questi ragazzi che proprio nel finale sembravano aver buttato il cuore oltre l'ostacolo? Straordinari perché, come hai detto tu, hanno messo cuore, gambe, testa, nonostante sia non facile qua, ripeto, la società nuova che si è trovata alle macerie lasciate dall'anno scorso, però stiamo dimostrando di essere uomini. Buoni calciatori e mi auguro che la tifoseria apprezzi, cioè sicuramente la tifoseria. Mister, forse l'unica appunto che si può fare al San Buceto di oggi è che nella ripresa piuttosto che giocare a calcio ha pensato più che altro a litigare con l'avversario, non si è espressa al meglio. Ma io dico che sul piano del gioco il secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare il primo, abbiamo giocato a una porta, poi parliamo di una squadra di Lanciano forte e di grandi giocatori mestieranti e sono stati veramente bravi a interrompere il gioco tante volte, non ci hanno concesso di fare riscaldamento dietro la porta, quindi ogni volta che la palla andava fuori si perdeva molto tempo. È una squadra esperta, ma lo sapevo, quindi noi purtroppo abbiamo fatto gli errori che a volte abbiamo abboccato a quello, dovevamo pensare un attimo più a giocare e non a discutere con loro, però non è semplice in quei casi.